poco. Sì, bravo. Puoi portartelo. Ok. Ci siamo sentiti dal telefono, ho fatto quell'intervista. Ricordi, no? Sì, sì, sì. Antonio, scusa, visto che devi iniziare, prego. Sì. Allora, io credo, insomma, gli altri colleghi, insomma, dovevano venire, non me, la RAI mi ha detto, vabbè, possiamo iniziare, prego, Antonio. Sì, posso cominciare con una battuta. Moras lo spezzo. Sì, un anno fa. Moras, virgola, lo spezzo. Invece è finito qua, allora siamo contenti. Io sono contento che sono qua adesso, dopo Spezia era l'anno scorso, a gennaio mi ricordo, che io non avevo fatto la chiacchiera, il presidente che l'ha fatta, dell'Ellas. No, non ho capito. C'era un po' un momento in cui potevi passare. Sì. Ah, pensavo per quello l'hai detto, allora hai letto l'articolo, pensavo che era quello. Sì, sì, sì. No, ma era la battuta non altra, Moras come morire, no? Ah, è quello, come Moia, faccio a capire? Moia lo spezia. Sì, va bene. Moia nel senso che in che dialetto? Vinca il bar, insomma. Ah. Senti, ma come mai potevi passare, non ci sei andato per quale motivo? Non lo so, il presidente lo sa. Qual è il tuo presidente? Dell'Ellas. Dell'Ellas? Gennaio scorso. Non ci ha voluto cedere lui? Non credo, non volevo andare via io. Non posso lasciare una... Sì, è difficile lasciare una squadra... Quando stai in difficoltà non la lasci mai, in mia opinione. Metti il microfono per favore. Scusa, è un bel banco di prova questo sancio, no? Solo questo? No, di più. No. In questa situazione, che la verità è che è la prima volta che non mi piace essere qua perché dei chiacchiere le abbiamo fatte, no? Allora... A dire le stesse cose sarà un po' banale, però è giusto che siamo qua perché dobbiamo fare questa conferenza, almeno capire la gente come chiare tira dentro spogliatoio. Vabbè, alibi non ci sono, per noi giocatori almeno, perché credo che sia veramente una partita molto importante, come sono state anche le altre, però adesso non abbiamo più la scusa di fare prestazioni con atteggiamenti sbagliati. Punto. L'arrivo di Collanto, che effetto, che foto ha fatto? Vediamo. Ah? Vediamo che effetto ha fatto. Spero che ha fatto quello, dico, vediamo cosa fa, perché ancora è presto, ancora è presto. Di sicuro è un allenatore che la sua carriera parla da sola. Cercato subito a mettere la carica giusta, che di essere una piazza così importante. Dobbiamo capire che dobbiamo fare delle belle cose, dobbiamo essere contenti di essere qua e queste sono state le prime sue parole e credo che condivido proprio pienamente. È quello che giochiamo, abbiamo una piazza che viene allo stadio, una piazza che viene anche quando giochiamo fuori casa e questo è il bello. Noi dobbiamo capire che di essere qua dobbiamo essere orgogliosi e basta fare questo tipo di partite. Una sì, una no. Senti, come tutti gli allenatori che arrivano la prima volta, ha montato e rimontato la squadra, no? Sta smontando. Di sicuro inizia da zero, tutti i giocatori siamo sempre, io l'avevo detto anche le altre volte, che sotto esame siamo sempre, allora tutti i giocatori sono importanti, l'abbiamo detto sempre, l'abbiamo detto dal primo giorno che siamo arrivati qua. E ogni volta devi dimostrare che sei pronto a giocare, dopo le scelte sono di mister e lui decide chi sono quelli che sono pronti ogni settimana a giocare. Senti, è evidente che la conferenza stampa diventa banale se lo vuole il protagonista, se i giornalisti non sono capaci di cambiarlo. Siccome tu non credi che sarai banale mai, anche oggi non lo sei, nonostante sia difficile oggettivamente, perché siamo di fronte a un registro bianco. Però una cosa mi pare che stia emergendo, non dalle
sulla carta sì, perché alla fine ce l'hanno un regista proprio davanti alla difesa, un uomo in più davanti alla difesa, però questo ci sta, però è quello che dicevamo sempre, che se due linee non lavorano bene insieme, parlo di due perché alla fine gli attaccanti ci sta che tante volte non sono vicini con noi perché può essere fuori gioco quel momento là, però il centrocampo e la difesa devono essere sempre una linea compatta e lavorare tutti insieme. Appena questa linea prende un distacco, lì diventa difficile per tutti i giochi, i moduli, diciamo. Di sicuro di avere una persona in più davanti può essere che ti dà più coperture, però anche quello è da dimostrare, perché alla fine... Per quello dico che ci sta, quanto giochi 4-4-2 significa che manca un giocatore davanti alla difesa, allora quello dico, quando la linea non lavora e tutta insieme rischi di più, invece con un giocatore in più in mezzo campo, anche se una linea può essere che si è andata via, si è perso un pochino durante il gioco, però ce l'hai un giocatore che se lui è là ce l'hai un giocatore in più, però quello non significa che se diciamo cambia tutto, capito? Nel nostro... Dopo vediamo se noi siamo più adatti a giocare. Usate il microfono, per favore, così... Per quello di... Antonello, vai! Ciao, si parla sempre molto di tale, di moduli, 4-3-3, 4-4-2, la tua gerarchia quanto pesa? Quanto può incidere rispetto, secondo me, alla tecnica, alla tattica, alla mentalità, al gruppo? Io credo che se ne parli un po' troppo, cioè magari può essere importante per esaltare le qualità di qualcuno, però credo che poi nel complesso... No, sono d'accordo su quello che... No, su quello che dici, proprio che giusto i moduli ci sono per l'allenatore di poter dire cosa vogliono prendere da ogni giocatore, e noi se riusciamo a applicare tutto quello che vuole l'allenatore, però per quello sarebbe giusto parlare mister di moduli e queste cose. Per quello ho detto sempre, noi non possiamo più fare quelle figure che abbiamo fatto fino adesso, perché a stare a fare una partita sì, una partita no, non c'entrano i moduli, non c'entra niente, c'entra solo la concentrazione, la massima concentrazione, e è quello che ci è mancato alla fine. Per quello all'inizio ho detto di essere in una conferenza, dire le stesse cose, concentrati, a dare il massimo. La verità è questa, che dobbiamo sempre dare il massimo. Non siamo riusciti a farlo e per quello non ci sono alibi per noi, dico, questo momento a dire le stesse cose e dobbiamo aspettare i fatti. Allora per quello ho detto, ci sono tre partite proprio importantissime, io sono anche contento che giochiamo proprio con squadre più forte, diciamo, perché io personalmente credo che noi veramente possiamo essere una squadra molto molto forte. Non l'abbiamo dimostrato e ha sbagliato tanto noi, credo, primi, di certi atteggiamenti durante questo campionato. Cioè, allora non può mancare quello. Noi, dopo l'ultima partita che abbiamo fatto, l'ultima sconfitta, se c'è un giocatore che non è andato a casa, non ha guardato nello specchio, ha fatto l'autocritica, è finito. No? Credo che non riuscirà mai, mai a entrare in un gruppo che vuole fare un cambio importante in questa squadra. Allora, basta proprio fare queste figuracce, perché non va più, siamo in una piazza, come abbiamo detto, importante, ha voglia di vedere calcio, ha voglia di sostenere la squadra, viene sempre a lottare fuori casa e noi non siamo stati capaci ancora a dimostrare che veramente siamo una squadra forte. No, io volevo solo dire questo a proposito di mondo, ogni allenatore ha il suo abito tattico, no? Colantone, il vestito di Colantone è il 4-3-3. Ah, non lo so, io so che mister ha giocato anche 4-4-2 all'Atalanta, non è che quello che ha fatto vedere è che lui pensa a questo momento può essere giusto 4-3-3, facciamo 4-3-3, se lui pensa in una partita può essere che fare 4-4-2 o 3-5-2, quello lì, credo che sia capace a farlo, aspettiamo mister a capire cosa vuole fare, noi dobbiamo essere pronti in qualsiasi modulo a dare il massimo. Chi non è giusto che sta a casa. Mi sta piacendo molto la tua schiettezza e ne approfitto per dirti che sta piacendo anche i tifosi, in questo momento stanno guardando la conferenza, e da quello che hai detto in qualche modo sembra quasi che tu abbia scagionato tra virgolette Roberto Stellone, no? Hai detto se qualcuno di noi non si guarda allo specchio non fa autocritica, evidentemente dopo quello che
successo nelle prime 13 partite, insomma, ha usato parole abbastanza forti, quindi autocritica, un senso di responsabilità che credo emerga da questa conferenza stampa da parte del capitano, è sicuramente un aspetto molto importante. Chiedo appunto in qualità di capitano, che cosa non ha funzionato fin qui, perché adesso inizia un nuovo corso, quindi che bisognerà valutare e anche avere un po' di tempo per fare delle valutazioni oggettive. Cosa non ha funzionato fino a sabato scorso all'interno della squadra? Perché tu hai parlato di atteggiamento, quindi hai parlato di qualcosa che non andava in particolare da parte della squadra, quindi dei tuoi compagni. No, non c'entra niente se non attacco nessuno prima, perché non è, ti dico, la più colpa nostra e non di allenatore, perché l'atteggiamento e la voglia è la carica che prepari, sai, in ogni settimana che prepari la partita, che io me la preparo prima da solo la partita, credo chiunque giocatore la prepara prima mentalmente da solo e cerca di dare il massimo durante la settimana, no? Durante la partita. Credo che tante volte abbiamo dimostrato che non l'abbiamo fatto. In quel senso l'ho detto, nel senso che non siamo stati in grado a capire la situazione che c'è in questa piazza, la voglia che c'è in questa piazza a fare qualcosa in più, che non mi ricordo quanti anni che non riesce a farlo, e stiamo andando a fare lo stesso anno come ha fatto l'anno scorso, come ha fatto 2 anni fa, e non va bene, non va bene, perché credo che da direttore, da presidente, da direttore, da tutti quelli che siamo venuti qua, il primo pensiero era di fare un campionato diverso. Però abbiamo dimostrato che non siamo stati in grado di farlo fino adesso. E ci è mancata la concentrazione, ci è mancata l'autocritica, ci è mancato quello là. Pensavamo che sarà più facile, pensavamo che entriamo in campo e vinciamo le partite perché sulla carta siamo, diciamo, una squadra più forte degli altri. Può essere, per quello dico autocritica, autocritica non perché hai sbagliato l'ultima partita solo, cioè hai sbagliato tante partite, hai fatto una partita sì, una partita no. Allora non è di tante volte che sento onorare la maglia, quello lì, lo sappiamo tutti che se vinci una partita anche se giochi malissimo, che ci può stare anche durante un campionato a vincere una partita senza a giocare bene, senza giocare concentrato, ci sta, però onori la maglia lo stesso, dicono tutti, perché non ci pensa nessuno, abbiamo vinto. Non è onorare la maglia, cioè a me quello non mi piace, è rispettare, l'ho detto sempre dal primo giorno. Allora, fino adesso noi non l'abbiamo fatto, perché se giochi una partita sì, dopo arrivano i tifosi, giochi con 500 persone fuori casa, questi devono essere gli stimoli giusti per noi, per poter caricarsi ancora di più e essere pronti ogni domenica, però ogni sabato quando giochiamo in ogni partita per dare il massimo, perché l'abbiamo detto tante volte, spogliato, chi non vuole andare in Serie A, chi non vuole vivere un sogno così, ragazzi, allora facciamo un campionato come gli altri e prossimo anno dai, iniziamo di nuovo con gli stessi sogni, le stesse cose, gli stessi obiettivi che dicevamo e vediamo come va a finire. Ho 2 domande velocissime. In questi pochi giorni di allenamento con il nuovo mister, lo abbiamo chiesto a lui, magari è interessante chiederlo al capitano, su quali aspetti ha lavorato, in parte quelli tattici anche dal punto di vista psicologico con voi e poi sulla partita di domani, perché in realtà è uno scontro diretto con Spezia. No, quello che ho detto prima che ha fatto capire subito che il suo pensiero è quello che pensavo anch'io quando sono arrivato qua perché è una piazza importante, è una piazza che vuole fare qualcosa in più, allora quello ha detto anche lui, che dobbiamo essere orgogliosi di essere qua, noi siamo i Bari e non abbiamo paura di nessuno, credo che sono le cose più semplici, però lui l'ha detto, vediamo, aspettiamo, se noi abbiamo capito, se veramente siamo capiti dove siamo venuti a giocare, per quello dico aspetta noi a cambiare questa situazione, con l'aiuto di mister sì, con tutte quelle cose che vuole applicare subito e dimostrare in campo e metterli in mostra in campo, però se noi non siamo riusciti a capire cosa vogliamo fare, che obiettivi abbiamo, non possiamo cambiare niente, sarà sempre uguale anche se porti il migliore allenatore del mondo. Sì, io me l'ho sentito, mi sento con lui, sì, abitiamo anche a casa insieme, allora lì vicino. Senti, che squadra è invece lo Spezia? Cosa c'è da tenere all'attacco di Guzman? I giocatori buoni ce ne ha, una squadra forte, esperti,
però è, cioè, ci basta vedere solo due o tre cosine che sono importanti per la nostra partita, per la squadra che dobbiamo affrontare. Noi dobbiamo cercare di essere noi quelli che dobbiamo essere, carichi quello che ha detto e voglia di cambiare questa situazione. Non voglio neanche stare a parlare di specie di giocatori che ha, perché sappiamo chi sono. A me mi basta vedere proprio un Bari forte, con carattere, e non per una partita, però in continuità questa volta. So, cioè, i terzini possono spingere lo stesso di più, può essere perché ce l'hai sempre una copertura, come abbiamo detto, davanti alla difesa, però è un sistema che diventa, può diventare anche più offensivo, però diventa anche momenti della partita, quando ti difendi puoi diventare una squadra che può aspettare con 4-5-1, ma è un sistema di gioco che giocano più o meno tutte le squadre. Adesso però è quello che ha detto, se le linee non sono vicine sbagli tutto con qualsiasi modulo di gioco usi. Franco? Senti, io sono è cambiato anche. Per sì. Entrare un attimo, e lo so che non è facile, però tu sai qualche anno, pochissimi di meno di Stellone, sei stato abbastanza generico nell'analisi delle cose che non sono andate bene, perché io posso intuire che pensi delle cose un po' diverse, se entriamo nel dettaglio, però non le puoi dire. Una cosa però mancava al Bari, è mancato, al di là della vostra incapacità di dare seguito all'obiettivo. Perché uno non dà seguito? Uno perché non ha volontà, uno perché non ha la possibilità di farlo. Due sono possibili. Il Bari non è mai diventato una squadra, questo Bari non è ancora una squadra. Questa è una tesi, voglio capire se tu la condividi, perché poi è inutile che ci giriamo attorno. Se non sei una squadra, fai un risultato buono e uno cattivo, una prestazione buona e l'altra in cui non ci sei. Se sei una squadra, i livelli di rendimento sbalzano di pochissimo, ma sei sempre una squadra. Non a caso Qualatona ha detto, anche quando perdiamo io vorrei che la mia restasse una squadra. Noi abbiamo perso male, non è che abbiamo perso le partite, abbiamo perso non giocandole, è un po' diverso, non giocando quantomeno un'ora, è un po' diverso. Ecco perché da te mi aspetto, se riesci, se vuoi, un'analisi un po' più specifica. Dobbiamo diventare una squadra, perché se non diventi una squadra non vai da nessuna parte, secondo il mio parere. Se non diventi una squadra vera, quello che ti chiedo è come mai Cassani, Moras, Brienza, Maniero, gente che ha tantissimi campionati alle spalle, anche in Serie B, Pagliani, non è riuscita a far sì ancora che questa diventasse una squadra? Perché poi sono loro, i giocatori più esperti, che ti danno le direttive per non sbagliare. È dura, lo so, sono entrato nel merito, però o entriamo o non entriamo. Sì, entrare, no, sai cos'è? Pazienza. No, ma non è quello il discorso è che risposta puoi prendere da una domanda così, dimmi, cioè, diventato squadra in che senso però? Che non gioca? In che senso? Sì. Che non siamo uniti noi? No, non è una squadra. La squadra, e qui dobbiamo recitare, la squadra di Stellone non ha mai avuto una precisa identità. Di gioco e che poi ti manca la continuità di rendimento. Quello può essere, cioè, allora se andiamo, giusto così, se non siamo riusciti a diventare squadra perché non avevamo un'identità di gioco, no, diciamo. Se vogliamo entrare nel merito, se cambi 13 formazioni perché sei costretto, perché hai voglia, è difficile diventare squadra. Anche. Lo sappiamo, per quello dico. Se comincia a giocare nella ripresa invece del primo tempo. Sì, ma quella è una conseguenza, secondo me, no? Non sei squadra. Sì, però per diventare squadra, ti dico, deve avere anche un atteggiamento giusto. Che l'atteggiamento giusto non serve un allenatore. Per me,
per me, a me non mi è servito mai un allenatore per farmi capire l'importanza di una partita. Cioè, quello, se noi siamo, invece, tante volte qua dovevamo stare sempre sul pezzo, dal primo fino all'ultimo, per farlo capire la situazione. Abbiamo fatto delle chiacchiere, tante riunioni, giocatore da solo, con mister, tutto così, per cambiare questa situazione. Perché io credo, per vincere anche partite che andare a vincere a Latina o così, io non credo che mi serve tanto il modulo, tantissimo, cioè diciamo, più l'atteggiamento con la squadra che abbiamo, con quello che penso io. Non mi serve perché abbiamo perso 2-0 senza far niente, cioè abbiamo perso solo, siamo andati lì, abbiamo perso senza... Sì, tante volte, a Novara lo stesso, se diciamo, quello dico, no, tutte le partite... Sì. Non è un problema di giocatore, non può essere un problema di giocatore, vuol dire che non c'è una guida. Perché, ragazzi, può essere che mister per me doveva essere ancora più, diciamo, ancora più tosto su certe situazioni. Quello sì, può essere che è stato anche molto più molto bravo, molto più giocatore, diciamo, su certe situazioni, che tanti può essere che non sono in grado in questo momento a essere psicologi da soli, capito? Di cambiare una situazione. Servono una persona che sta lì sul pezzo ogni giorno a, non lo so, a prendere, a dargli schiaffi per svegliarsi, non lo so, può essere che sia quello. Sì, quello è un altro discorso, no? Quello è un altro discorso, sì. Anni ha capito determinate cose, tu hai detto una cosa importante, vuoi essere più allenatore, forse ancora un po' più giocatore di testa, o no? Era questo che hai detto? No? È stato sì, più... su certe situazioni sì, sei stato molto molto bravo con noi, credo, che per me mi va bene, per altri più esperti va bene lo stesso, perché... ci fa vivere un po' meglio, nel senso, una situazione, sai, durante l'allenamento, tutto, durante la settimana. Può essere che doveva essere ancora, cioè, molto più cattivo in certe situazioni, però quello ci sta, dipende, a Frosinone può essere che è stato più fortunato a trovare una squadra più tosta di noi, quella è la verità, di un carattere diverso di noi. Però quello dico... Però se prendi 5 schiaffi e ti serve un allenatore per svegliarti, quello volevo arrivare io, non vai da nessuna parte, sì. Per quello dico, abbiamo preso tanti schiaffi adesso, chi dopo l'ultima partita non ha fatto l'autocritica, non è pronto di cambiare, non di sbagliare, sbagliamo tutti e sbaglieremmo, spero senza pagare niente, però ci sta che sbagli una partita, però non l'atteggiamento più, cioè basta, corri 90 minuti, 95 minuti, dare il massimo... E dopo vediamo quello che succede. Quello dico, non serve adesso l'allenatore a me personalmente per cambiarmi, per darmi ancora più carica. Può essere qualcuno, sì, serve e credo che lo darà. Darà il massimo, mister, perché è carico anche lui adesso di dare proprio di dare il massimo per questa squadra, perché ci crede tanto. Però dipende tanto, tanto, tanto da noi. Se noi non abbiamo voglia, non lo cambierà neanche il mister. Non andiamo, cioè... Enzo? Sì, un po' la domanda me la devi bruciare. Sì, l'ultima è... che poi deve andare ad allenarsi. Sì, la domanda che avevo voluto fare è se c'è bisogno di un allenatore nuovo per cambiare atteggiamento. Sappiamo che un allenatore nuovo può essere che ci dà una scossa, ti dà la scossa, la verità è che te la dà per 2-3 partite, te la dà per 2-3 partite. Dopo vediamo se noi siamo in grado di continuare. Io... La logica dice questo, i risultati di se prendi altre squadre, ogni cambiamento che c'è, vedi se... Devi fare domanda adesso? Provo a cambiare domanda in corsa, insomma, perché un altro aspetto che ha messo, soprattutto quando il Bari ha giocato nelle ultime gare in trasferta, campi un po' piccoli, dove insomma è diventato un po' partita bagarre, la sensazione di un Bari un po' sotto ritmo, cioè di un Bari un po' lento, un po' macchinoso, un po' pesante. Noi abbiamo anche... il ricordo delle scorse due stagioni con un Bari dall'età media piuttosto alta, perché un po' ci siamo, insomma, rispetto a questa squadra. Tu credi a questo aspetto, cioè il fatto che magari diciamo l'età media possa contribuire, lo chiedo a un veterano, voglio dire, no? Anche ad un certo tipo di atteggiamento in campo, no? Cioè, no. Io l'ho detto anche, se finché ci sono giovani quel tipo là, io giocherò fino a 50 anni, senza offendere nessuno, però
ci danno la possibilità di giocare veramente con l'atteggiamento che hanno tanti giovani, di giocare i vecchi ancora. E la verità è quella, perché se siamo arrivati a giocare fino a 35 anni, 37, 40 anni, io non credo che ti regala qualcuno niente. Chi mi regala a me? Perché gioco, perché sono Moras, perché ho fatto, non lo so cosa ho fatto, non credo. Se io non rendo in campo, non mi darà nessuno la possibilità di giocare. Allora, per quello, non penso così. Io spero che i giovani riescano a cambiare un po' mentalità e anche atteggiamento, perché pensano che, come il calcio sta andando, sappiamo la crisi com'è, gli danno la possibilità più ai giovani di dimostrare qualcosa in più, però se fai una partita non diventi giocatore. Allora spero di... proprio non è così, cioè. Grazie a tutti, grazie, grazie. Come si faccia lo Spezia? No, vabbè, non lo so.